prima cosa che mi viene in mente quando penso alla Madonna è una cosa che ho visto. Ho visto un po' di anni fa e mi ha molto colpito. C'era un signore che conoscevo molto bene e che aveva sua moglie che era in fin di vita e ha fatto un voto alla Madonna. Gli ha chiesto che se questa donna fosse rimasta in vita, lui le avrebbe portato tutti i giorni una rosa. E l'ho chiesto a una statua di un ospedale che era in un giardino molto bella, no? E questa signora è rimasta in vita. Questo signore ha cominciato a portare le sue rose e dopo qualche tempo ha cominciato a dimenticarsi di portare le rose e dopo un po' non le ha più portate. E io ho pensato, vedendo questa cosa, vabbè, si è dimenticato, il Signore avrà pietà anche di questa cosa qua, no? Ma non potevo immaginare quello che sarebbe successo dopo, no? Perché qualche mese dopo, alla base della statua della Madonna, è spuntata una rosa, una pianta di rose, no? Un caso, sì, una probabilità, sì. Però io ho pensato proprio questo, no? Non solo che Dio ci aspetta, ma che la Madonna è così madre che riesce a portare le rose anche per noi. E questo, secondo me, ci fa guardare una giornata con la consapevolezza che noi non facciamo tutto, ma che abbiamo qualcosa, qualcuno che porta la rosa con noi. Buona giornata.